Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la SDS, signori miei, con la serie delle 7. Dai, è così, con sti gamberetti che dobbiamo cercare di riprenderci. Siamo messi malissimo in campionato, raga. Vediamo un attimino la classifica. Siamo diciottesimi con 8 punti dopo 10 partite. Cioè, siamo proprio messi male. La zona retrocessione dista 4 punti. La zona playoff dista... Dove sta la playoff? 21, mamma mia. Siamo praticamente già fuori. Colchester è quarta a 24 punti. Qualcuno mi spiega com'è possibile che l'anno scorso è arrivato quarto? Cioè, noi siamo arrivati davanti al Colchester e quest'anno il Colchester è quarto. Vabbè, le stranezze di FIFA. Va bene, ragazzoli, allora andiamo a vedere cosa vuole Mitchell. Chi è Mitchell che deve parlare? Mitchell, sì, anche se non abbiamo vinto, abbiamo fatto schifo. Mitchell mio, anche se non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto schifo. Comunque, ragazzoli, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Io spero vi stia appassionando, perché noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere la Premier. Raggiunta la Premier, possiamo spaziare su qualsiasi tipo di obiettivo, raga, perché potremmo puntare anche al triplete, ma la vedo difficile. Io ricordo sempre che la serie si basa sul simulare tutte le partite. Non giocheremo neanche una partita, neanche che sia la finale di Champions, ce le simuliamo tutte. Non puntare a giocatori famosi, ma bensì giocatori che creiamo noi dal vivaio, giovani campioni, oppure regen, quelli li possiamo comprare, ma giocatori scadenza, giocatori forti, giocatori no, dobbiamo andare o su regen o su giocatori del nostro vivaio. E poi niente, raga, sperando che la buona sorte ci accompagni. E nient'altro, detto questo, partiamo col video, signori miei. Allora, andiamo avanti nel calendario. Old venduto, perfetto, ci siamo levati un peso che voi neanche vi immaginate, raga, mamma mia che personaggio pesante Old. Io non so se nella vita reale è veramente così pesante, ma qui l'hanno fatto molto pesante. Decisamente sì. Old venduto, che cosa carina, perfetto, bello sì. Ah, ecco, io volevo vedere un attimino se per caso sono arrivati degli osservatori nuovi. Vabbè, li vediamo poi il primo di ottobre. Facciamo una formazione. Allora, ci serve la formazione migliore, raga. Leite, Stockholm, ok. Sullivan, Wilding, Reid, Tonev, Mitchell, Sutton, Boulou, Raja, McKinley. Oh, raga, ma questa è la formazione migliore che abbiamo. Cioè, la nostra migliore formazione è questa. Cioè, non ci posso fare nulla. Non abbiamo altre situazioni da poter mettere in campo. Proviamoci, proviamo. Contro l'Ipswich, che viene da una vittoria contro l'Accrington. Siamo fuori casa. Dagli, gamberetti. 2-2. Calma, calma. 2-2 già è qualcosa, raga. Abbiamo sbagliato il rigore con Stockton al 24esimo. Ma porco Stockton. Ma porca miseria. Ah, potevamo vincere 3-2, raga. Vabbè, un punticino, un punticino, raga. Un punticino è meglio di niente. Un punticino è meglio di niente. Andiamo con gli allenamenti, andiamo con gli allenamenti. Dai, 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 sale qualcuno? Niente, tutti che gli annoia ad allenarsi. Tutti che gli annoia ad allenarsi. Mannaggia a voi e a me che vi pago pure. Allora, dai, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Primo ottobre dovrebbe arrivare l'osservatore con nuove informazioni. Perfetto, ci siamo fermati, sì. Andiamo a vedere il resoconto, squadra mensile, infortunio in allenamento 3 giorni di stop per McKinley. Ottimo, complimenti a McKinley che si è rotto proprio prima della partita contro l'Oxford. Bravo McKinley, ottimo. Allora, il nostro osservatore, che ci ha portato? Dall'Irlanda, O'Carroll, 67-83. Buon potenziale, buon valore, ma potenziale è brutto. Poi Fanningham 73-94, non sembra male, teniamolo lì, teniamolo lì. Bayern McGuinness 53-73, questa mi ricorda la birra, la McGuinness, però no, non ce ne facciamo nulla. Vediamo invece dall'Italia cosa ci portano. Simone Guidi 66-86. Raga, questo vale un botto. Questo vale un botto, ma facciamo un potenziale basso. Rifiutato, via, senza pensarci. Colombo 63-87, no. Lombardi 51-71, no. E Andrea Gasparoni 68-92. Questo lo lasciamo lì, raga. Questo lo continuiamo a osservare. La ricerca del salvatore in questo paese è terminata. No, Gasparoni, mi dispiace, rifiuto. Allora, l'italiano è tornato. L'italiano è tornato. Allora, organizzazione. L'italiano lo mandiamo. Fai seguire. L'italiano lo mandiamo in Cina, raga. Sì, voglio un giapponese. Voglio giapponesi, raga, per 9 mesi in Giappone. Vai, portami qualsiasi cosa tu trovi. E poi vediamo se c'è un osservatore. Raga, ma fanno tutti schifo. Ora mi compro Micky Nicky. Micky Nicky è bellissimo, raga. Micky Nicky per forza. Micky Nicky è giudicato. Ci spariamo metà del budget per Micky Nicky e lo mandiamo in Brasile, raga. Micky Nicky mi deve trovare il nuovo Ronaldinho, per forza. Micchinicchi 9 mesi, ci spariamo tutto, qualsiasi, vai Micchinicchi, trovami un brasiliano di quelli degni di questo nome.
Ok, abbiamo comunque tanti soldi nel fondo cassa, quindi non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Allora, andiamo avanti per vedere di giocarci la partita contro l'Oxford, se non sbaglio. Hamilton vuole giocare, Hamilton mio, ci penserò, sei un 58, Hamilton mio. Dai, ti do fiducia, anche perché mi sa che c'è qualche problemino. Allora, sto con Leo Sullivan, facciamo un po' di cambi, dai. Facciamo giocare, no, Cassadino non lo faccio giocare, facciamo giocare Nicholson, facciamo giocare al posto di Wilding, facciamo andare a giocare Lewis, che è molto arrabbiato, al posto di Mitchell facciamo giocare Cruston, e al posto di Mbolu facciamo giocare Hamilton, al posto di McCartley gioca Taylor, che è leggermente nervoso. E qui mi entra Cassaday. Cassaday, ci portiamo a Cassaday, signori miei. Ci portiamo a Cassaday, dai, 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 dai. Bisogna di iniziare a fare punti, raga. Bisogna di iniziare a fare punti, se no la vedo ma è veramente brutta questa prima stagione League One. La vedo veramente brutta. Dai, dai, raga, dai. 2-1! 3 punti per i gamberetti contro l'Oxford. Bella così, raga. Gol di Stockholm e Reid, che poi è uscita insieme a Hamilton per Tonev e Mitchell. Bella così, raga. 3 punti fondamentali. Tre punti importantissimi, importantissimi, raga. Che ci danno un attimo di respiro. Ci danno un attimo di respiro. McKinley sta alla 70. Il nostro portiere gli sta diventando una bestia. Non passa più nemmeno una mosca da quella porta, raga. Hamilton ha preso un'ama e è sempre ferma a 58. È assurdo, assurdo. Sto ragazzo è assurdo. Vediamo un attimino qui chi è che parla. Hamilton, ottimo lavoro. Diamogli fiducia. Dai, Hamilton mio. Devi cercare dei salì, però, Hamilton mio. Il gradimento come allenatore è sceso a 77, raga. Non siamo messi benissimo, non siamo messi benissimo. Però tiriamo avanti, tiriamo avanti. Altra partita, altra partita. Ci sono giocatori impegnati con la nazionale, sì. Quindi fuori Lewis, dentro Wilding. Fuori Raja, dentro Braxton. E niente, va bene così. Dobbiamo levare Tonev. E mettiamo... Ah, McKinley è tornato, ok. E poi dovrei avere Mariani, 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 sì, partiamoci Mariani per Lewis che è rotto. Sì, che è rotto, che è nazionale. Fuori Taylor, dentro McKinley. Ok, ci siamo? Ci siamo? Sì, più o meno va bene. Leviamo Hamilton, raga, leviamo Hamilton, mettiamo Blue che già si sta arrabbiando pure lui. E leviamo Cruston, mettiamo Mitchell. Dai, è così. Che pure lui era leggermente nervoso. C'è un po' di... nervosismo in squadra, raga. Anche perché non stiamo andando bene in campionato. Siamo a metà classifica. Dai, così, raga. Contro il Bristol, che viene da una sconfitta. Ha perso contro l'Accrington. Dai, che ce famo noi? Ci bilanciamo! Seconda vittoria consecutiva. Dai, gamberetti! Gol di Stockton, Nicholson e Braxton. Bella così, dopodiché sono usciti Wilding, Reid e Leighton Smith per Howard, Mariani e Cassaday. È entrato Cassaday, signori miei, è entrato Cassaday. 3-0, bella così, gran risultato. I gamberetti mettono in saccoccia dei punti importanti. Importantissimo. Morris sale a 62, bravo Morris. Bravo Morris mio, bravo Morris mio. Tra un po' diventerà il nostro attaccante di punta. Bravo Morris, dai, dai, sali Morris. Bella così, raga, la classifica inizia a farsi interessante. La classifica inizia a farsi, no, interessante no, però buona. Inizia a farsi buona. Altra partita contro il Lincoln. Siamo stanchi? No, siamo abbastanza messi bene. Io l'unica cosa da fare è levare Stockton e mettere Morris. Dai, diamo fiducia a Morris, signori miei. Stockton lo teniamo in panchina che è leggermente stanco. Diamo fiducia a Morris, signori. Dai, così, dai, così. Dai, così, riusciamo a fare la terza vittoria, raga. Dai, dai, filotto, filotto, dai. Dai, vengono da una sconfitta. Due sconfitte. Vengono da due sconfitte, raga. Noi che ci famo? Ci pareggiamo. Va bene, va bene, va bene, raga. Hanno segnato Nicholson e Morris. I nostri due giovanissimi, signori miei. Buono così, buono così. L'abbiamo pareggiata noi all'87esimo. Ammoniti Wilding e Sutton. E poi sono usciti Reid e O'Sullivan per Mariani e Cassaday. Cassaday, sta collezionando un bel po' di partite. Bravo Cassaday, bravo Cassaday. Allora, siamo sempre ai 14esimi. Andiamo avanti. Andiamo avanti, signori miei. Ultima partita del video contro lo Stafford. Stockholm vuole giocare. Va bene, Stockholm mio, non ti preoccupare. Se attraverso me ci penserò. Va bene, Stockholm. Io ho dato un turno di giocata a Morris perché mi sembrava giusto. Allora, qui torna Stockholm. O'Sullivan, Wilding, Reid avrebbe bisogno di un turno di riposo e gioca Lewis.
Nicholson è tornato Tonev, sì. Mitchell c'è a giocare Cassaday, fuori Mbolu, dentro Hamilton, fuori Braxton, dentro Raja. Sostituzione un po' rischiose, però raga, bisogna scendere in campo sempre con quelli più riposati, raga, se no non andiamo da nessuna parte. Siamo fuori casa contro lo Stafford. Ultima partita della giornata. Quantomeno un pareggio, raga, quantomeno un pareggio, vi prego, chiudiamo bene l'episodio. Chiudiamo bene l'episodio. 2-1! E dai che risaliamo la classifica! Gol di Stockton nel late! Fuori Raja per Mitchell! Bella così, raga! Che bell'episodio! Questo è stato un bell'episodio, signori miei! Questo è stato un bell'episodio! La risalita dei gamberetti! La risalita dei gamberetti! Veramente nei salmoni che risalivano la corrente, ma i gamberetti risalgono la corrente! Hamilton diventa un 59! Porca paletta! Dai, Hamilton che sta arrivando a 60! Dai, Hamilton mio, mamma mia, quanto mi stai a far sudare. Dai così, dai così, dai così, va bene, va bene. Stockholm mi ringrazia per aver fatto giocare, meno male, Stockholm mio che ha segnato pure il gol, prestazione autorevole. Bravo, bravo Stockholm. Il morale della squadra sta risalendo, raga. Noi in classifica, vediamo un attimino come ci siamo messi in classifica. Dopodiché chiudiamo qui il video. Siamo tredicesimi, signori miei. Oh, siamo tredicesimi a 19 punti. Ora, diciamo che stiamo prendendo un poco di aria, dai. La zona promozione, il sesto posto è a 29 punti. Veramente siamo lontanissimi, signori miei. Siamo a 10 punti dalla zona promozione. E a quanti punti dalla zona retrocessione? A 9 punti dalla zona retrocessione, raga. È un attimo a ritrovarsi là nel baratro. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti e per il sostegno che state dando a questa serie e che darete a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.